Salve a tutti. Parte oggi un nuovo programma, un programma di informazione che parlerà ovviamente di Bagheria. Il programma è prodotto dal sito di informazione locale La Voce di Bagheria e dalla web TV Futura Vision. Parleremo di Bagheria e lo faremo sia partendo dal passato per arrivare poi al futuro. Partiremo quindi parlando dei 5 anni dell'amministrazione che ci sta lasciando per arrivare poi ad un appuntamento estremamente importante, ossia il 28 aprile, quando si rieleggerà la nuova amministrazione. Lo faremo con i protagonisti, con i candidati a sindaco, cercando di capire quali sono i loro programmi e quali sono le aspettative per rilanciare questa città. Per la prima puntata abbiamo deciso di intervistare il sindaco attuale del comune di Bagheria, Patrizio Cinque, che ovviamente ringraziamo per la sua cortesia. Innanzitutto è d'obbligo chiedere qual è il bilancio di questi 5 anni. Ma io chiaramente non abbiamo una valutazione, può essere fatta soltanto se ci sono dei parametri di riferimento, quindi ritengo che sia positivo il bilancio nella misura in cui il quinquennio amministrativo si è basato prevalentemente sul riequilibrio finanziario dell'ente e sulla fuoriuscita dal dissesto. Ricordo ai cittadini che 5 anni fa mi è stato dato un mandato molto forte basato sull'obiettivo appunto di riportare la normalità in questa città, laddove per normalità significava principalmente intanto uscire dal dissesto finanziario in cui era caduto il comune di Bagheria. Parliamo di una massa debitoria che all'inizio pensavamo fosse di 66 milioni di euro, ma adesso, dati dell'OSL, parliamo di circa 74 milioni di euro. Quindi dal 1 gennaio 2018 il comune di Bagheria, grazie a questa amministrazione, esce dal dissesto anche strutturalmente e ritengo che questo sia il passaggio più importante sicuramente del nostro mandato amministrativo, in particolare perché magari i cittadini non hanno potuto partecipare e vedere qual è stata l'attività della Giunta. Noi abbiamo proposto al Consiglio Comunale ben 11 bilanci che sono stati tutti approvati e quindi siamo al passo dal punto di vista finanziario con tutti gli altri comuni. Inoltre è chiaro che ci siamo occupati anche di tante altri dossier che erano sul tavolo del comune di Bagheria e che, devo dire, hanno appesantito quello che era l'azione amministrativa e l'impegno che doveva portare avanti la giunta comunale. Parlo per esempio sicuramente del tema dei rifiuti, ma anche del tema relativo al personale. Ci sono alcuni comuni siciliani che, pur non essendo in dissesto, da mesi non pagano gli stipendi. Io rivendico anche questo aspetto della normalità, relativo al fatto che da quando noi amministriamo abbiamo sempre pagato gli stipendi anche agli operatori ecologici, non solo ai dipendenti comunali, e non abbiamo mai fatto mancare questa cosa che è fondamentale. Va comunque detto, mi scusi, che l'opinione pubblica non è molto soddisfatta e contenta di quello che è stato fatto in questi 5 anni. La colpa di chi è? Ma bisogna vedere intanto cosa intendiamo per soddisfazione, nel senso che noi non ci aspetteremo mai che il 100% dei cittadini sia contento, perché comunque le aspettative e le sensibilità della platea e della comunità si basa spesso su esigenze che magari non devono essere soddisfatte necessariamente dal comune. Per esempio, prendo ad esempio il tema dei rifiuti. I cittadini probabilmente non sanno che il comune di Bagheria, oltre ad essere entrato nel dissesto finanziario perché ci hanno lasciato in eredità 74 milioni di debiti, noi come amministrazione abbiamo dovuto ripianare questi debiti, sistemare i conti con un nuovo sistema armonizzato contabile che si basa sul fatto che adesso si opera per cassa. Significa che mentre prima in passato appostavano 10 di spesa e 10 di entrata, magari ne entravano 5 e spendevano 10, creando un disavanzo notevole,
Invece adesso, se entra 5, quindi se per esempio il cittadino non paga la Tari, l'amministrazione entra in notevole difficoltà. Mi perdoni se la interrompo, è però un fatto certo che i cittadini vogliono delle risposte e spesso le risposte sono quelle che vedono davanti a loro, vedono i fatti, e i fatti non ci parlano di un servizio che in questi 5 anni ha funzionato benissimo. È stata introdotta la raccolta differenziata, che non sempre ha funzionato, anzi possiamo dire che spesso ha funzionato male. Siamo arrivati al 35% di differenziata, però questo significa che su 100 persone 65 non l'hanno fatta. Ecco, possiamo dire che questo servizio non ha funzionato come doveva? Allora, io posso dire che i cittadini ricorderanno bene, basta andare su YouTube, recuperare i video di 5 anni fa e recuperare i video e le immagini di una bagheria che è dissestata, che è con cassonetti piena di rifiuti, con operatori ecologici che facevano lo sciopero un giorno sì e l'altro pure, con roghi continui e soprattutto con la mafia che, a detta di un pentito tale Pasquale Di Salvo, mangiava con i rifiuti. Io oggi vi posso dire che Bagheria, che non è il comune accanto alla nostra città, Bagheria ha le sue peculiarità, ha sicuramente tantissime difficoltà, oggi non ha più quella faccia, oggi non ha più quella immagine. È chiaro che è tutto perfettibile, però se mi consentite, il percorso che è stato avviato da questa amministrazione è un percorso secondo me molto coraggioso, perché partiamo dal recesso dal Coires per affrontare appunto un percorso che oggi ci ha portato a circa il 38%, ma febbraio già sarà molto più alto come percentuale differenziata. Molti dicono che dal Coires non siamo ancora mai usciti noi. Ma in realtà chi lo dice è semplicemente perché ha nostalgia dal Coires, ha nostalgia dei bei periodi in cui la mafia mangiava, si faceva nei noli e gli amministratori si prendevano i bei soldini e ci hanno lasciato questa massa debitoria enorme. Probabilmente chi dice non siamo mai usciti dal Coires è perché si guarda allo specchio e dice si vuole autoconvincere che il passato in realtà era bello e si può tornare, perché io dico, noi con forza sosteniamo che ci siamo messi dietro le spalle quel sistema vizioso che ingigantiva e nutriva le tasche dei mafiosi. Io dico che un giorno, forse non molto lontano, quel sistema può ritornare, perché è un sistema semplice da attuare e si basa semplicemente sul fatto che se l'amministrazione comunale non è attenta e ha nostalgia probabilmente del sistema Coires, allora quel sistema vizioso dei rifiuti, basato su noli, basato sulla mafia che mangia, basato sui roghi, basato sulla palicetta che doveva essere noleggiata, probabilmente potrebbe tornare. Però rivendico il fatto che siamo passati da un sistema che era veramente deficitario a un sistema che oggi non è ottimale ma è perfettibile. Ma lei pensa in questi 5 anni di avere commesso degli errori? Certo, è ovvio. Se no, praticamente stareste parlando con un genio. Quali sono gli errori che pensa di avere commesso? Io ho fatto molti errori, anzi ne approfitto per chiedere scusa a tutti quei cittadini, a tutte quelle persone alle quali magari ho detto qualche parola di troppo, con le quali magari mi sono scontrato, per rivendicare quelli che secondo me erano le azioni amministrative da portare avanti con forza e veemenza. Ritengo di aver usato il pugno duro, e per Bagheria, consentitemi, serve il pugno duro. Gli errori purtroppo si commettono, ne avrò commessi tanti sicuramente, dettati anche dal fatto che abbiamo governato una macchina comunale che era molto instabile, con una normativa che si è aggiornata nel tempo e comunque che non ha consentito ai comuni di avere appunto una governance stabile. Quindi gli errori ci sono stati. Io vengo dalla strada, nel senso sono un cittadino qualunque che grazie al mandato popolare è diventato sindaco. Non ho fatto il consigliere comunale,
non conosco i sistemi clientelari e non ho anche, neanche imparato ad utilizzarli. Senza voler entrare troppo nel merito, perché non spetta a noi, lei ha pure sulla testa due provvedimenti giudiziari. Questo credo che abbia provocato dei grossi problemi e probabilmente ne provocherà altri. A me no, nel senso, o meglio, io diciamo, sono arrivato a 5 anni di mandato grazie al fatto che diciamo, probabilmente mi sono accerchiato di persone che hanno sostenuto con forza e con coerenza l'azione amministrativa di Patrizio Cinque e della Giunta Comunale. Le inchieste giudiziarie che sono sorte dalle denunce di soggetti che probabilmente non hanno apprezzato l'azione di questa amministrazione, diciamo che può essere messa in conto, perché Bagheria, secondo me, anzi mi sono convinto nel tempo che sia Bagheria, è probabilmente l'esempio lampante di un sistema che prima o poi deve emergere, e che secondo me emergerà, perché voi considerate una cosa: per anni questa città è stata sommersa dai rifiuti, con la mafia, ripeto, che mangiava con i rifiuti, con il Coires, un consorzio fatto dai comuni, che ha creato almeno 100 milioni di euro di debiti, quindi che è fallito, dal quale siamo usciti, e nessun amministratore ha mai ricevuto una denuncia, nessun amministratore ha mai ricevuto misure cautelari, a nessun amministratore, nessun magistrato ha mai detto: guarda che hai distrutto questa città, i cittadini ritengono che tu debba pagare. Nessuno ha mai fatto pagare gli altri. Questo sindaco invece ha tolto i rifiuti da questa città e stranamente si è ritrovato a dover giustificare il fatto di aver rotto quel sistema. Quel sistema, ripeto, che a detta di alcune frasi intercettate da un pentito di mafia che diceva che con questa amministrazione non si mangia più, era un sistema appunto che non andava bene. Io le chiedo adesso delle risposte velocissime, perché sì, siamo in conclusione. Fra le accuse che vengono mosse alla sua amministrazione ce ne sono almeno due: quella di avere creato l'AMB, che qualcuno definisce un carrozzone simile al Coires, e le famose strisce blu. Velocemente, cosa possiamo dire? Allora, partiamo dalle strisce blu. Penso che il suolo pubblico sia una risorsa limitata. Ci sono tantissime macchine in questa città e questa città deve fare un passo in avanti lavorando sulla mobilità. Quindi abbiamo bisogno sicuramente di creare una turnazione del posteggio, per forza. Questo porta più ordine e porta anche meno frenesia probabilmente in quella che è la circolazione dei mezzi. E poi, consentitemi, in moltissime città esiste questo sistema di rotazione del parcheggio. Anche Bagheria, secondo me, che è una città tutto sommato piccola dal punto di vista della grandezza, si deve permettere assolutamente un sistema di rotazione dei parcheggi. Andiamo invece all'AMB, velocemente. AMB che oggi viene osteggiata, segnatevi queste parole, ricordatevelo, cari cittadini. Chi vi dice che scioglierà AMB, che non si può fare, la metterà in liquidazione, la eliminerà, la utilizzerà invece domani per creare postifici e per creare poltrone per i politici che magari oggi appoggeranno determinati candidati sindaco. AMB che cosa è? AMB, nella visione che ha Patrizio Cinque di questa città, è il braccio operativo dell'ente comunale di Bagheria. È quella azienda multiservizi che si occuperà, intanto si occupa di rifiuti e andrà entro i prossimi 10 anni verso i rifiuti zero. Ce la può fare e ne ha la capacità.
si deve occupare di mobilità, ma inoltre si deve occupare di alcune cose che il comune non riesce a fare, che i cittadini meritano, perché Bagheria ha bisogno di alcuni servizi. È una multiservizi pensata per fare 365 giorni all'anno le strade, perché si devono fare le strade, si appostano le somme e hai un'azienda multiservizi che in economia ti fa le strade. Ti deve fare la progettazione, perché il comune non riesce a progettare e gli altri comuni non riescono a progettare, quindi serve sicuramente una struttura che ti progetti. Noi siamo riusciti ad ottenere moltissimi finanziamenti, ma serve sicuramente una struttura che sia da ausilio al comune di Bagheria, che possa gestire per esempio il servizio idrico che abbiamo ripreso e oggi gestiamo, quindi acqua pubblica a tutti gli effetti. Abbiamo fatto oltre 400 manutenzioni e riparazioni sulla rete idrica. E quindi sicuramente una società, una multiservizi che diventerà, nella visione che ho io, che può essere sbagliata, non lo so, il braccio operativo che in economia, facendo risparmiare i cittadini, ottimizzerà la spesa per migliorare i servizi di questa città. L'ultima domanda: che Bagheria lascia al nuovo sindaco, fermo restando che almeno dalle voci che circolano lei non sarà più candidato? Sì, scioglierò questa riserva, diciamo, nei prossimi giorni. Vi do due informazioni importanti. Quindi ancora non è detto che lei non sia candidato. Io ritengo che per andare avanti, così come ho fatto, bisogna lavorare di squadra. Quindi il nome oggi non è importantissimo, non è fondamentale, però è chiaro che tutto il lavoro che ho fatto in questi anni e che abbiamo fatto in questi anni lo rivendico e lascio un regalo al nuovo sindaco. Non so chi sarà, se sarò io o sarà qualcun altro. Il nuovo sindaco potrà inaugurare il fine lavori della scuola Gramsci, che è ferma da 11 anni, e dello svincolo che non è mai partito, che tutti i politici di Bagheria, i grandissimi politici di Bagheria, dovevano realizzare e che non hanno avuto mai la capacità e la competenza di farlo. A marzo, segnatevi questa data, iniziano i lavori della scuola Gramsci e dello svincolo di Bagheria, che hanno un nome e un cognome. Sono stati fatti grazie all'amministrazione di Patrizio Cinque. Mi piace ricordare e lasciare qualcosa, perché una cosa mi hanno detto: un sindaco deve lasciare qualcosa. Quando si ricorderanno di me, probabilmente si ricorderanno anche che Patrizio Cinque nel 2019 ha avviato i lavori dello svincolo e della scuola Gramsci, che era ferma da 11 anni. La città che lasciamo alla prossima amministrazione, che spero saprà preservare il lavoro fatto dalla giunta comunale presieduta da me, è una città che è sicuramente migliore, ma questo è sotto gli occhi di tutti, della Bagheria di 5 anni fa. È una città che non è una città ed un ente locale che non ha più precari, perché abbiamo stabilizzato gli ultimi 31 contrattisti, e voglio dire, spero anche di poter a fine mandato fare qualcosa anche per i part-time e per gli ASU. E quindi riuscire a creare veramente una macchina comunale che, devo dire, è cresciuta in questi anni e che può dare servizi importanti alla cittadinanza. Una Bagheria che sempre a marzo verranno avviati 400.000 euro di manutenzione stradale, quindi oltre ai 9 chilometri di strade che abbiamo fatto ne faremo altri, che non è in campagna elettorale, ma purtroppo se ci hanno tolto 30 giorni di campagna elettorale, il 28 aprile si vota, non è certo colpa di Patrizio Cinque. Noi dobbiamo fare le strade perché erano programmate. È una Bagheria perfettibile, quindi abbiamo fatto tanto, veramente ci siamo, mi sembrano più che 5 anni, 10, 15 anni, perché abbiamo affrontato forse tutti i problemi che Bagheria aveva, alcuni li abbiamo risolti, alcuni abbiamo avviato dei percorsi, altri non siamo neanche arrivati ancora a risolverli completamente. Sono convinto che ci sia moltissimo da fare, ma che Bagheria abbia anche bisogno di una visione, una visione da qui ai prossimi 15 anni. Ed è importante, secondo me, che il lavoro fatto per uscire dal dissesto, per risolvere il problema rifiuti, per sistemarlo quantomeno il problema rifiuti, per sistemare il problema relativo all'idrico e soprattutto alla macchina comunale, non venga buttato lì a mare. Quindi spero che chi ci sarà
dopo di me riesca a continuare questo lavoro. Va bene, grazie a Patrizio 5 e grazie, arrivederci alla prossima puntata.